Buonasera a tutti, settimo webinar sul marketing. Siamo ancora nel marketing tradizionale e oggi ricominciamo da dove abbiamo finito la scorsa volta, quindi le 7P del marketing. Il marketing mix non finirà oggi, nel prossimo webinar continueremo. Occorre annunciare una variazione del programma, perché prossimo webinar o con il secondo webinar dopo quello di quest'oggi, terminerà la parte base del corso, che per la indisponibilità di altre date nelle vicine settimane sposteremo, creeremo un'altra serie di webinar sul marketing avanzato, quindi anche sul digital marketing, appena sarà possibile farlo con la programmazione di Askeed Academy. Quindi ripartiamo dal webinar precedente. Abbiamo visto una caratterizzazione del prodotto. A me piacerebbe ricominciare da qui, che il marketing moderno lo possiamo suddividere in due prospettive: la prospettiva del strategic marketing e la prospettiva del marketing management. Il marketing management si focalizza, ma non solo, sulle variabili di marketing mix, quindi un marketing più operativo. Lo strategic marketing si fonda su decisioni di lungo periodo, che vengono assunte prevalentemente a livello di business unit. E le decisioni di strategic management hanno anche forti risvolti e interconnessioni con la prospettiva finanziaria. Le due prospettive di marketing management e di strategic marketing in realtà guardano le stesse cose, ma con prospettive diverse. Lo strategic marketing si focalizza anche sulla identificazione del giusto prodotto affinché si possa raggiungere la crescita sperata e questo avvenga nel momento più propizio. Come abbiamo detto nei webinar precedenti, la funzione di marketing in realtà è cruciale. Per quale motivo? Per molti motivi. Perché innanzitutto tutte le persone all'interno dell'organizzazione aziendale svolgono un ruolo nel marketing, anche se poi potrebbero non essere consapevoli. La funzione di marketing è utile anche per il controllo di gestione, perché permette di ottenere una serie di feedback e informazioni dal mercato verso l'organizzazione che sono utili a tutti i livelli aziendali, a partire dal livello corporate più alto fino a passare al livello di analisi del singolo prodotto. E queste analisi, queste informazioni e feedback sono di natura variegata. Quindi un'organizzazione che si rispetti, e qui torniamo agli adeguati assetti come una volta, perché gli adeguati assetti sono anche questo, ripeto, sono anche questo, implica avere una gestione dell'informazione e un sistema informativo adeguato per sfruttare questa accumulazione di informazioni. Quindi queste informazioni poi vengono traslate in conoscenza accumulata nel corso del tempo. E questo è fondamentale, perché questo qui alimenta il processo di accumulazione di beni intangibili di vantaggio competitivo, nonché di efficienza ed efficacia nell'operatività aziendale, che è fondamentale. Abbiamo detto che le 4P, quelle di una volta, quelle ideate nella metà degli anni 60 del secolo scorso, poi sono diventate 7. E tra le 7 non vi è un'unica visione fra gli esperti di marketing, diciamo così, perché ognuno inserisce le proprie cose. Ci sono alcuni che variano uno o due di questi elementi del marketing mix. Qui c'è un errore, marketing mix. Quindi ricominciamo dal prodotto. Abbiamo visto l'ultima volta che il prodotto ha un suo ciclo di vita come gli esseri umani. La tipizzazione dei cicli di vita del prodotto è fondamentale per quale motivo? Perché la strategia di marketing e la tattica di marketing vanno aggiustate in base a quello che è la fase del ciclo di vita. Del ciclo di vita del prodotto, ciclo di vita del settore. E quindi, di conseguenza, anche di ciclo di vita dell'azienda. Cambiano ovviamente anche i risvolti finanziari interconnessi con le prospettive di marketing, quindi cambiano gli investimenti, cambiano le esigenze degli stakeholder aziendali, cambiano e variano i ricavi, variano anche i profitti, variano il cash flow e quant'altro. E variano anche i rischi e le tipologie di rischi all'interno dei cicli di vita del prodotto.
Qui vediamo un'altra tipizzazione del 7P del marketing, che è molto simile a quella precedente, con una variazione. In questo caso abbiamo la P di prestazioni. Nel caso precedente, nell'esempio che abbiamo visto precedentemente, in due o tre diapositive precedenti, la P che qui vediamo in prestazioni, nella diapositiva precedente, la P era P di processi. Vediamo ancora. Ecco, le variabili socio-economiche che vanno ad impattare sulle decisioni strategiche e tattiche del prodotto. Ne sono diverse. E qui li sintetizziamo in risorse umane, naturalmente interne all'azienda, concorrenti, i clienti attuali e potenziali, il contesto in cui opera l'impresa, e quindi le variabili socio-economiche e le altre variabili di contesto. Quindi torniamo nell'analisi PEST che abbiamo visto in qualche diapositiva, nei precedenti webinar, e poi le caratteristiche dell'azienda di cui il prodotto fa parte. Naturalmente, nella caratterizzazione del prodotto o del servizio ci sono alcuni aspetti particolarmente importanti, tra cui le prestazioni, ovviamente, la durata e l'affidabilità del prodotto o del servizio, la forma e lo stile, la facilità d'uso, la tecnologia e la personalizzazione. Naturalmente su ognuno di questi o su più di questi aspetti combinati insieme si può costruire un vantaggio competitivo, si può costruire la fedeltà del cliente, si può costruire un percorso a medio e lungo termine per la costruzione del valore all'interno dell'azienda. L'azienda, l'organizzazione aziendale offre valore al cliente. E il cliente restituisce una parte del valore all'azienda. Quindi il processo di creazione del valore è un processo circolare, continuo. Qui vediamo alcune delle decisioni strategiche attinenti al prodotto. Qui vediamo il posizionamento o il riposizionamento, qualora vi sia necessità di riposizionare un prodotto. La progettualità attinente al prodotto stesso, la sovrapposizione di più prodotti, l'ampiezza o la gamma di prodotto, la eliminazione o la introduzione di prodotti, la diversificazione dei prodotti all'interno del portafoglio, prodotti o della linea di prodotti e le strategie di valore all'interno del marketing. Naturalmente, posizionare un prodotto all'interno del mercato significa collocarlo in modo tale che possa avere un vantaggio competitivo rispetto ai prodotti concorrenti. Qui è la differenziazione che fa la differenza. Differenziazione che potrebbe essere sulla qualità del prodotto oppure differenziazione su quella che è il costo del prodotto, il prezzo. Ma in realtà, se combiniamo la prospettiva di marketing con la prospettiva di business strategy, sappiamo che si può caratterizzare ulteriormente la strategia di marketing all'interno della strategia di business. Comunque, continuiamo. Occorre abbinare il segmento appropriato rispetto al prodotto. Il posizionamento viene posto in essere mediante il marketing mix. Ma quale potrebbe essere quindi a livello pratico un posizionamento del prodotto? Il processo da applicare. Un processo generale che potrebbe essere variato a seconda delle esigenze particolari della singola organizzazione aziendale, che potrebbe essere valido sia per prodotti di consumo e sia per prodotti industriali, potrebbe essere individuare le caratteristiche del prodotto che sono rilevanti per il cliente, individuare i segmenti di mercato e le richieste dei clienti, individuare il segmento ideale in base alle caratteristiche del prodotto e al posizionamento dei prodotti già presenti, scelta del posizionamento migliore in base alle variabili rilevanti. Ancora sei modi per posizionare il prodotto. Posizionamento in base agli attributi e caratteristiche del prodotto. Posizionamento in base al rapporto prezzo-qualità, non soltanto il prezzo, ma prezzo-qualità. Perché posizionare soltanto a prezzo sarebbe un posizionamento monco, come sarebbe monca posizionare
la scelta di un cliente, un consumatore, di basare il suo acquisto solo sul prezzo. Posizionamento in base all'uso del prodotto, posizionamento in base all'utente del prodotto e servizio, posizionamento in base della classe dei prodotti e posizionamento in base a un'analisi comparativa con i concorrenti. Il posizionamento di un prodotto potrebbe anche basarsi su brand unici o brand multipli. Il brand unico potrebbe anche attirare clienti potenziali che sono collocati in segmenti adiacenti in quello in cui opera il prodotto in questione. È il caso, nel caso delle auto, della BMW. Con i brand multipli si cerca una copertura diversa del mercato, più ampia, si cerca di aumentare i ricavi e di evitare alcuni svantaggi del brand unico. Però occorre anche evitare il cannibalismo. Quindi queste sono decisioni ex ante da assumere prima dell'uscita dei brand da immettere sul mercato. Naturalmente l'operatività con brand multipli implica un impiego di capitale maggiore rispetto alla operatività con brand unici. Qualora le condizioni di mercato siano variate, oppure qualora il posizionamento del prodotto non abbia sortito gli effetti sperati, si può pensare di riposizionare il prodotto. Questo potrebbe avvenire anche in caso di crisi aziendali. Un modo per riposizionare il prodotto è uno strumento che abbiamo visto in uno dei webinar precedenti, che è solo potrebbe essere l'utilizzo di una o più mappe strategiche. Questi strumenti facilitano il confronto, la comparazione fra prodotti concorrenti, in modo da trovare similitudini, diversità e individuare degli spazi di mercato non coperti dai prodotti presenti nel mercato. Il riposizionamento potrebbe avvenire con tre modalità diverse. Il riposizionamento potrebbe basarsi sui clienti oppure sui nuovi usi che un prodotto potrebbe avere, oppure riposizionamento su clienti già esistenti. Quindi riposizionamento su nuovi clienti, riposizionamento su vecchi clienti, riposizionamento su nuovi usi del prodotto. Un aspetto cruciale, perché qui ci sono interconnessioni con per esempio, con l'analisi della domanda. Quando riposizioniamo un prodotto sulla base degli usi, conoscere l'uso che un dato segmento o una data nicchia o un intero mercato può fare di un prodotto è importante anche per analizzare la domanda di un prodotto. E questo quindi è un'informazione che potrebbe avere anche risvolti multipli. Potrebbe essere utilizzato per analizzare la domanda, ma potrebbe essere anche utilizzato per posizionare o riposizionare il prodotto. Quindi noi vediamo come la stessa informazione potrebbe avere utilizzi multipli. E qui ecco uno dei motivi per cui all'inizio di questo webinar sottolineavo l'importanza di raccogliere informazioni di feedback, anche grazie al marketing, per poi usare le informazioni in modo strategico per creare conoscenza all'interno dell'organizzazione aziendale. Quindi beni intangibili, quindi capitale intellettuale. Creiamo una strategia di product overlap strategy che cerca di espandere sia la quota di mercato e sia le vendite mediante l'inserimento di un altro prodotto nel mercato da affiancare a quello già presente. Qui si accetta il rischio di cannibalismo, che però potrebbe essere minimizzato. Questa è una tecnica da utilizzare in particolar modo nel breve periodo e soprattutto quando un prodotto ha raggiunto la fase della maturità. Quindi l'introduzione del nuovo prodotto, minimizzando il cannibalismo con il vecchio prodotto che è in fase di maturità,
Il nuovo prodotto serve per introdurre il cliente ad usare questo nuovo prodotto. È il caso Gillette, con l'introduzione dei nuovi rasoi con le lame flessibili e quant'altro. Qui il riposizionamento potrebbe essere effettuato anche con il private labeling oppure con original equipment manufacturers. Con il private labeling noi sfruttiamo uno spazio fra i segmenti che questo spazio potrebbe essere sfruttato, in quanto vi è massa critica per l'impresa e per i prodotti dell'impresa. Nella OEM un'impresa vende alcuni componenti dei suoi prodotti ai suoi concorrenti. Questo anche per consentire alla stessa impresa di raggiungere una capacità produttiva ideale. E la capacità produttiva ideale potrebbe non essere la capacità produttiva massima, di massimo sfruttamento di potenzialità produttiva, perché sappiamo che dopo un certo limite vi sono anche delle problematiche. Questa strategia di OEM serve anche per stimolare la domanda primaria. L'abbiamo visto nel webinar, in uno dei webinar precedenti, quando abbiamo visto l'analisi del settore e della domanda, la differenziazione fra domanda primaria e domanda secondaria. Bastante passato sull'ampiezza o gamma del portafoglio prodotti. Si incentra sul numero di linee di prodotti offerti e sul numero di prodotti inclusi in ogni linea di prodotti. Questo naturalmente richiede un'analisi attenta e implica un impegno a lungo termine. Come tutte le strategie, deve essere monitorata periodicamente e rivista nelle sue performance per eventualmente apportare aggiustamenti. Da notare che vi sono molte varianti a questa strategia. Alcune varianti le vediamo qui racchiuse, sintetizzate in questa diapositiva. Una variante è quella variante del prodotto singolo, oppure la variante dei prodotti multipli, oppure la variante dei portafogli di prodotti. Come tutte le strategie, ognuno di queste apporta vantaggi e svantaggi da valutare in base a quelle che sono le forze e le debolezze dell'azienda, le opportunità e i rischi del mercato di operatività, i trend attuali e futuri che deve gestire l'impresa e le possibili azioni e reazioni dei concorrenti. Passiamo all'analisi, alle strategie tattiche di prezzo. Strategie tattiche di prezzo sappiamo che con il prezzo si possono raggiungere molti obiettivi e spesso sono anche contrastanti. Naturalmente, se dovessimo classificare le strategie di prezzo, potremmo suddividerle in strategie attinenti ai nuovi prodotti e strategie attinenti ai vecchi prodotti. Qui, nei prodotti nuovi possiamo applicare una strategia di skimming oppure una strategia di penetrazione nei mercati. Abbiamo visto all'inizio di questo webinar che le strategie di prezzo e le tattiche di prezzo possono variare in base anche allo stadio, alla fase del ciclo di vita del prodotto. Per quanto riguarda i prodotti esistenti, vi sono strategie di prezzi di mantenimento, riduzione di prezzo oppure di innalzamento del prezzo del prodotto, fra le tante. La strategia di prezzo nel caso di prodotti nuovi. Strategia di skimming. I nuovi prodotti vengono venduti inizialmente a prezzi elevati, da adottare in caso di prodotti con domanda non elastica al prezzo. Con questa strategia viene accompagnata da una spesa pubblicitaria rilevante. La strategia di prezzo elevato permette di ridurre l'impatto finanziario derivante dalla spesa pubblicitaria rilevante dovuta all'introduzione del nuovo prodotto. Naturalmente, con questa strategia si cerca di catturare, quantomeno inizialmente, i consumatori che non sono sensibili al prezzo o poco sensibili al prezzo.
strategia di prezzo dei nuovi prodotti si cerca anche di penetrare il mercato. Per esempio, si potrebbe introdurre un nuovo prodotto con prezzo basso o più basso di quello. In questo caso, il prezzo basso ha un significato relativo in base ai prezzi dei prodotti già presenti nel mercato. Questa è una strategia di introduzione del prodotto con prezzo ribassato, più basso rispetto a quello dei concorrenti, valido nel caso di prodotti con domanda elastica al prezzo. E serve anche come barriera all'ingresso per scoraggiare l'entrata nel mercato di nuovi concorrenti. Questo implica, naturalmente, l'effetto finanziario è una riduzione dei ricavi e dei profitti nel breve, brevissimo periodo, per poi avere un'espansione della quota di mercato, pertanto successivamente una riduzione dei costi medi unitari, nella speranza che si inneschino anche sinergie interne e si possa sfruttare le curve d'esperienza, con aumento dell'efficienza e ulteriore riduzione dei costi unitari. A quel punto, anche mantenendo lo stesso prezzo, con la riduzione dei costi interni, si crea, per via dello scarto fra prezzo, seppur ribassato, e costi in discesa, per via dell'incremento dell'efficienza per i vari motivi già citati, si crea un profitto per l'impresa. A questo punto, giusto per aggiungere ulteriori dettagli, sicuramente importanti, in questo caso occorre puntare sui volumi di vendita. Tuttavia, occorre anche considerare gli effetti, l'impatto finanziario in termini di recupero dell'investimento, quindi di payback period. Quindi ci sono analisi di varia natura da effettuare per capirne tutti i risvolti, non solo di analisi di marketing. Naturalmente, come ho accennato anche nel webinar precedente, anche nell'analisi finalizzate a decidere sul prezzo, decisioni di tipo strategico, tattico sul prezzo, è importante anche l'analisi di economia industriale del settore. Talvolta, naturalmente abbiamo detto che tutte le strategie vanno riviste periodicamente, anche le strategie di prezzo vanno riviste periodicamente o quando vi è sentore che qualcosa non sta andando per il verso giusto. E questo potrebbe essere scatenato per vari motivi, per esempio per cambiamenti nella domanda, oppure nel caso di annuncio di riduzione di prezzo da parte di una società concorrente multinazionale. Ci potrebbero essere anche dei casi, ovviamente, in cui non si ravvisano presupposti per apportare variazioni al prezzo dei prodotti. Talvolta vi sono i presupposti per variare il prezzo del prodotto, ma non è chiaro definire quanto, per cui forse è meglio non variare nulla, per non innescare, per esempio, delle guerre di prezzo nei concorrenti. La strategia di riduzione del prezzo potrebbe essere anche una strategia di tipo difensivo. Infatti, potrebbe anche servire per allontanare concorrenti potenziali di un mercato. Oppure potrebbero essere strategie offensive. La variazione di prezzo potrebbe anche essere giustificata da una variazione della tecnologia in atto, in uso. Qui sono tante variabili che potrebbero innescare un'eventuale modifica del prezzo in diminuzione. Per esempio, lo sfruttamento delle curve d'esperienza, lo sfruttamento di economie di scopo, lo sfruttamento di economie di scala, lo sfruttamento di beni intangibili, eccetera, eccetera. Naturalmente, uno degli obiettivi potrebbe essere quello dell'espansione della quota di mercato, perché la quota di mercato potrebbe servire per tanti motivi, anche per esempio, oltre ai risvolti predetti poc'anzi, anche per risvolti importanti all'interno della supply chain,
Se un'impresa aumenta la quota di mercato, ha più potere commerciale a monte della supply chain, upstream di supply chain, quindi può gestire in modo diverso i rapporti con i fornitori e a sua volta architettare una relazione diversa con i fornitori, quindi con lo stadio precedente alla fase in cui si colloca l'impresa, oppure con i fornitori dei fornitori. Una riduzione di prezzo potrebbe anche servire per intercettare segmenti adiacenti a quelli in cui opera l'impresa, in cui l'impresa si focalizza. Vi potrebbero anche essere motivi sociali, quindi etici, dietro la riduzione dei costi. Naturalmente, le decisioni di marketing, strategiche e tattiche implicano il coinvolgimento di tutta l'organizzazione. Abbiamo visto che la funzione di marketing coinvolge tutta l'organizzazione. Quindi anche questa scelta, che è cruciale di prezzo, basti pensare sugli impatti sui ricavi e sui flussi di cassa, per esempio sulle profittabilità del singolo prodotto, della singola linea dei prodotti, o sulla profittabilità del portafoglio dei prodotti, o della profittabilità globale dell'impresa. Quindi sono decisioni che devono essere assunte in modo corale, orchestrato, non solo e soltanto attinente al marketing manager, o la chief marketing officer di una impresa multinazionale o di una o del marketing manager in una impresa di medie dimensioni. Naturalmente, ancora una volta, ci sono tantissimi risvolti connessi alle decisioni strategiche e tattiche di prezzo. Una di queste è gli impatti sull'eventuale posizionamento, oppure gli impatti sul marchio. Naturalmente sappiamo che il rischio più grande è quello di innescare reazioni avverse da parte dei concorrenti, che poi a sua volta potrebbero innescare delle guerre di prezzo. E sappiamo che nelle guerre di prezzo le imprese concorrenti non guadagnano quasi mai. Tutto questo va a vantaggio dei consumatori. Sappiamo che anche una riduzione minima o un aumento minimo del prezzo ha un impatto elevato sul ritorno on investment, quindi anche sul ROS, per esempio, o sul return on assets, o sul return on equity, o sul return on net assets. Quindi, ancora una volta, vediamo tutti i risvolti interconnessi fra marketing e finanza, ma ve ne sono tantissimi anche tra marketing e l'HR department, o tra marketing e l'operations department, o tra marketing, tra la funzione marketing e la funzione supply chain or purchasing department, per esempio. Ci sono anche interferenze esterne nelle decisioni delle imprese attinenti al prezzo, decisioni strategiche e tattiche. Talvolta le autorità politiche potrebbero innescare manovre di politica economica a disincentivare aumenti, variazioni di prezzi, in particolare aumenti di prezzi. Questo per via dell'impatto sul benessere generale. Qui ci sono anche ragioni di politica economica. Queste ragioni poi sono dettate da analisi composite di scienza delle finanze, di politica economica e di economia industriale, in modo da capirne a fondo la ratio sottostante a queste decisioni. Non da ultimo, quello che stiamo vivendo, periodo di altissima inflazione. Un modo per combattere l'inflazione parte proprio da questo, da un coordinamento delle varie imprese di impedire un ulteriore aumento del prezzo dei prodotti. E probabilmente questo è il modo più veloce per combattere l'inflazione, piuttosto che passare attraverso l'aumento del tasso di interesse per distruggere prima l'economia affinché si abbia l'effetto secondario di ridurre l'inflazione. Ma torniamo a questa lezione di macroeconomia. Naturalmente, questo aspetto sul welfare generale di una certa nazione, quindi le decisioni di politica economica, sono consone, adatte soprattutto nelle nazioni che hanno stipendi medi più bassi della media. La media
Per esempio, nel caso dell'Italia, è noto che lo stipendio medio è molto basso rispetto agli altri paesi dell'Unione Europea. È molto più basso rispetto ai stipendi medi degli Stati Uniti, del Canada o dell'Australia o della Svizzera. E così via. In queste nazioni l'effetto dell'inflazione è ancora più devastante, ovviamente. Quindi, le decisioni di marketing hanno un impatto non solo all'interno dell'azienda e nel mercato di operatività, ma su tutto il sistema economico. Le strategie di incremento dei prezzi, strategie alle volte speculative, alle volte inevitabili. Nel caso di periodi in cui l'inflazione rialza la testa, come quello attuale, alle volte le imprese non riescono ad assorbire al loro interno l'aumento del prezzo di input di produzione. Quindi automaticamente gioco forze sono costrette a ribaltare l'aumento dei costi, per esempio del raw materials, delle materie prime, sul consumatore, sul prezzo finale del prodotto o servizio. Tuttavia, in questi casi, purtroppo, uno degli effetti devastanti dell'inflazione è che molte imprese aumentano il prezzo in modo speculativo, anche se potrebbero assorbire l'aumento dei costi materie prime al proprio interno senza ribaltarlo sui consumatori finali. È bene ricordare che in molti settori le imprese hanno diversi modi per assorbire al loro interno il prezzo in aumento delle materie prime, degli input, senza ribaltare questo aumento delle materie prime, del costo di input all'interno del sistema aziendale, senza ribaltarlo sul prezzo del consumatore finale, il prezzo del prodotto. Per esempio, quello di intercettare i segmenti adiacenti nei segmenti in cui opera l'impresa. Oppure ricercare economie di scopo al proprio interno. Oppure trovare nuove efficienze all'interno delle operations. Quindi gestire l'inflazione a monte della supply chain in modo strategico, direi anche in modo competente e anche intelligente. Oppure espandere la gamma, l'ampiezza, la profondità. O entrambe. Delle linee di prodotti o del portafoglio prodotti. Un modo per ridurre l'impatto di un eventuale ribaltamento dei maggiori costi di input sul prezzo dell'output è quello di aumentare la qualità del prodotto. Aumentare sia il prezzo, ma anche la qualità. Naturalmente vi sono anche modi surrettizi di aumentare il prezzo del prodotto. Quello, per esempio, quello di diminuire il peso del prodotto e il suo contenuto a parità di prezzo. Ma l'incremento dei prezzi potrebbe avere un impatto diverso sulle singole aziende, sulle singole organizzazioni aziendali, perché potrebbero avere modelli di business diversi. Obiettivi diversi e mission aziendali diverse. Naturalmente, nella strategia di incremento del prezzo del prodotto è importante capire fino a dove si spinge la capacità del cliente di pagare per quel prodotto, affinché poi non si collochi un prodotto a un prezzo troppo alto, quindi il cliente, gioco forse, è costretto a virare la sua attenzione e le sue scelte di acquisto presso prodotti concorrenti. Occorre quindi identificare in qualche modo il limite massimo che il cliente è disposto a pagare per il singolo prodotto. Come vedremo poi in seguito, lo anticipo in modo poi di andare più velocemente nelle prossime diapositive, spesso all'interno del settore il leader è leader anche nella scelta dei prezzi e le aziende, le imprese non leader, spesso non possono fare altro che seguire il comportamento del leader di mercato. Sappiamo che le aziende multinazionali hanno nel loro essere la competitività in vari segmenti di mercato, anche in varie località geografiche, vari continenti. Alcune multinazionali possono anche competere su tutti i segmenti del mercato.
da quelli con maggiore elasticità della domanda a quelli con bassa elasticità della domanda. Naturalmente i prodotti e i servizi ad alta qualità, ad alto valore aggiunto, ma anche ad alto prezzo, possono godere di una minore sensibilità al prezzo da parte dei destinatari. Questo avviene, per esempio, negli altri segmenti di mercato oppure nelle nicchie di mercato. Come abbiamo già precedentemente accennato, l'aumento dei prezzi ha un impatto diretto sui ricavi e sui profitti dell'impresa. Tuttavia, occorre anche considerare gli effetti sia nel breve sia nel medio e lungo periodo. È ultroneo ricordare che prima di innescare, di decidere per l'aumento dei prezzi, occorre valutare tutti gli impatti diretti ed indiretti che questa scelta potrebbe comportare. Ovviamente ci sono impatti sulla forza vendita, impatti, abbiamo già detto, sui profitti, impatti sui costi fissi aziendali, impatti sui ricavi, impatti sulle quote di mercato, impatti sugli altri prodotti della stessa linea di prodotto, impatto sugli altri prodotti inclusi nel portafoglio di prodotti, impatto sulla curva, sulla domanda del singolo prodotto e su altre variabili. Qui ne vediamo altre variabili su cui l'aumento dei prezzi può avere un impatto. Naturalmente la gestione dei clienti, naturalmente la gestione del marketing all'interno dell'azienda, l'organizzazione aziendale è diversa, il comportamento varia, dei membri dell'azienda varia in base a quello che è la tattica di marketing, la strategia di tattica di marketing. Ovviamente ci sono effetti anche sul marketing mix e sulla capacità dell'impresa di offrire servizi aggiuntivi. Naturalmente la gestione, il comportamento delle persone all'interno dei membri aziendali varia perché devono saper gestire questa nuova situazione innescata dalla strategia di aumento dei prezzi. Vi è anche la strategia di flessibilità del prezzo, dove si può avere da un lato un prezzo singolo, dall'altro delle configurazioni di prezzo multiple. Quindi gli stessi prodotti vengono offerti a clienti diversi a prezzi differenti. Ci sono alcune variabili sottostanti che possono influire su questa strategia, tra cui la competizione globale, la bassa crescita, la saturazione del mercato, eccetera, eccetera. Ci sono anche i variabili che possono determinare la differenziazione del prezzo, per esempio la posizione geografica, oppure la fornitura di servizi aggiuntivi, oppure a una maggiore o minore qualità del prodotto o degli attributi del prodotto. Naturalmente questa differenziazione di prezzo potrebbe variare all'interno della stessa linea di prodotto oppure all'interno dei vari prodotti del portafoglio di prodotti. Naturalmente nella politica di prezzo singolo o di prezzi multipli ci sono vantaggi e svantaggi. Nella politica del prezzo singolo uno dei vantaggi è l'efficienza amministrativa e l'assenza di discriminazione per le tipologie di clienti. Alcuni vantaggi della politica di prezzi multipli sono maggiori possibilità per la forza vendita, opportunità di incrementare i profitti mediante lo sfruttamento della willingness to pay dei clienti. Poi ci sono anche svantaggi. Nel caso della politica del prezzo singolo, gli svantaggi sono i concorrenti potrebbero essere in grado di ridurre anche di molto il prezzo dei loro prodotti e gli impatti sulla crescita e sui profitti. Gli svantaggi della politica di prezzi multipli sono acquisti opportunistici dei clienti, aspetti legali e ripercussioni dei clienti che diventano consapevoli di aver pagato un prezzo maggiore per lo stesso prodotto e servizio.
Naturalmente il prezzo può variare anche in base alla localizzazione geografica dei clienti e la flessibilità, la strategia di flessibilità di prezzo potrebbe anche derivare dall'uso che viene effettuato, diverso, l'uso diversificato che viene effettuato con il prodotto da parte dei clienti. Naturalmente la differenziazione del prezzo potrebbe anche derivare dalle clausole contrattuali. Naturalmente la durata del prodotto è importante anche per la determinazione del prezzo del prodotto. Questo anche per capirne la sua durata, il suo uso nel corso del tempo, il numero di clienti che potrebbero essere intercettati e che potrebbero quindi acquistare il prodotto, quindi per capire con quale prezzo si possono recuperare le spese già sostenute o da sostenere per i servizi connessi al prodotto e per ottenere un margine di profitto dalla vendita del prodotto. Quindi con la strategia di prezzi flessibili si ha l'enfasi sui margini e sul profitto, minore attenzione ai volumi di vendita, attenzione alla variazione dei prezzi al variare delle circostanze di mercato oppure circostanze specifiche del singolo segmento o nicchia. Naturalmente, come tutte le strategie, a livello di prezzo va rivista periodicamente, almeno trimestralmente, questo sia a fine informativo per capirne l'efficacia e l'efficienza. In questo è importante capire all'interno dell'organizzazione aziendale il ruolo del pricing manager, che in molte organizzazioni aziendali va a diretto riporto dell'amministratore delegato, del CEO dell'azienda. Poi, all'interno delle strategie di prezzo, vi sono anche le strategie di prezzo connesse alle linee di prodotto. Sappiamo che i prodotti si possono differenziare per vari motivi, tra cui forma, contenuto, design, qualità, prezzo ed altre variabili. All'interno della linea di prodotto vi potrebbero essere prodotti alternativi e prodotti complementari. La politica dei prezzi di un'impresa multiprodotto dovrebbe essere finalizzata ad incrementare i profitti dell'organizzazione nella sua interezza. All'interno della linea di prodotto vi possono essere prodotti che non coprono i costi derivanti dalla loro eliminazione, prodotti che generano maggiori costi e non coprono i costi specifici, prodotti che coprono i loro costi e gli altri costi diretti e indiretti dell'organizzazione aziendale, prodotti che coprono solo i loro costi diretti ma non i costi di struttura. Qui nella seconda box, prodotti che generano maggiori profitti, ma che non coprono i loro costi specifici. Quindi, in essenza, in estrema sintesi, all'interno delle linee prodotte abbiamo prodotti che potrebbero non coprire con il loro profitto, con il margine di contribuzione, i loro costi diretti. Potrebbe esserci prodotti che coprono i loro costi diretti, ma non, il loro margine di contribuzione non contribuisce a coprire anche i costi indiretti. Poi vi sono prodotti che potrebbero avere un margine di contribuzione tale da coprire sia i loro costi diretti ed anche i costi indiretti, per esempio di struttura, gli overhead. Oppure vi potrebbero anche essere prodotti che hanno un margine di contribuzione talmente alto tale da coprire sia i costi diretti, sia i costi indiretti e di coprire in parte anche i costi diretti di altri prodotti che non vengono coperti dalla margine di contribuzione dei prodotti stessi. Questo è importante per effettuare le giuste scelte all'interno della linea dei prodotti. Naturalmente, al fine di poter effettuare scelte oculate, servono anche altre informazioni di altra natura.
Come valutare nuovi prodotti nella linea di prodotto? Occorre capire quale sia il ruolo che il nuovo prodotto deve ricoprire nella linea, nonché l'impatto che lo stesso potrebbe avere sulla linea stessa, sulla linea di prodotti, sul portafoglio prodotti e sul posizionamento competitivo dell'impresa. Occorre stimare l'impatto del nuovo prodotto sui costi, nonché sul margine di contribuzione di linea. Quindi la linea di prodotti potrebbe essere, ci potrebbero essere prodotti competitivi e prodotti complementari. Nella linea dei prodotti, ci potrebbero anche essere prodotti specifici che possono creare margini anche elevati, in quanto offrono servizi complementari ad altri prodotti. Naturalmente, in queste scelte, per esempio nel prezzo del prodotto competitivo, è importante conoscere il range di prezzo all'interno del settore, dal minimo al massimo, e capire anche quale potrebbe essere il timing giusto di introduzione del nuovo prodotto. All'interno della strategia di prodotto, di prezzo, vi sono anche le strategie di bundling. Il caso tipico è quello del leasing, dove vengono inclusi una serie di servizi al prodotto offerto in leasing e per questo il prodotto servizio viene offerto ad un prezzo aggiuntivo rispetto al prezzo base. Qui il rischio è che di pagare prezzi per servizi che poi non si sfruttano. Naturalmente il prezzo del bundling deve essere anche funzionale a coprire gli eventuali costi attesi e inattesi futuri nella gestione del prodotto. Alcuni svantaggi del bundling è quello della distorsione del prezzo dei prodotti, oppure dei prezzi gonfiati. Non è una strategia valida nei periodi di crisi economica. La strategia di prezzo tipo bundling comunque permette di avere un rapporto più stretto con il cliente, con tutti i vantaggi che da questo ne deriva. Un caso tipico è quello dell'IBM negli anni 60, in cui offriva un prodotto con composito. Questo poi fu fermato dalla Justice Department perché obbligò l'IBM a cambiare strategia, in quanto questo era diventato una pratica tale da innescare la creazione di un monopolio. Come abbiamo detto prima, il leader del settore spesso determina anche le politiche di prezzo all'interno del settore. Naturalmente, gioco forza se le altre imprese non leader agiscono in modo coerente con il leader del settore, implica che le altre imprese si trovano in una simile situazione competitiva ed organizzativa, quindi di inferiorità rispetto al leader. Spesso la leader del settore è un'impresa che ha la maggiore quota di mercato. La strategia di prezzo potrebbe anche essere finalizzata a aumentare la quota di mercato, abbiamo visto con la strategia precedente della penetrazione del mercato. Questo naturalmente potrebbe essere un viatico per impostare una strategia di leadership di costo. Naturalmente una delle premesse è che i clienti devono essere sensibili al prezzo. Nelle prime fasi del ciclo di vita del prodotto i costi unitari sono elevati. Con l'acquisizione, con l'espansione della quota di mercato, i costi unitari si presume che debbano scendere e pertanto la vendita dei prodotti dovrebbe diventare profittevole. La distribuzione dei prodotti, un'altra componente del marketing mix. Qui ne parliamo in sintesi, vista la tempistica alquanto ridotta che ci è rimasta quest'oggi. Comunque, questo è un aspetto sicuramente importante. Si riferisce al modo con il quale le imprese mettono i loro prodotti e servizi a disposizione dei clienti. Questo avviene mediante i canali distributivi, ossia strutture organizzative a forma di network, costituite da acquirenti e venditori.
I canali distributivi permettono di colmare i gap temporali e spaziali fra produttori e venditori del prodotto. Mediante i canali distributivi, i prodotti vengono diretti verso un punto di concentrazione per poi essere dispersi, distribuiti verso i clienti. I canali distributivi possono essere corti oppure lunghi. I canali variano anche in base al tipo di prodotto, prodotti a consumo, prodotti industriali. Quindi andiamo a vedere alcune rappresentazioni che già abbiamo accennato anche in webinar precedenti, di quello che potrebbero essere alcuni canali distributivi all'interno dei prodotti a consumo e prodotti industriali. Qui vediamo canali diretti, che è il primo a sinistra, dal produttore al consumatore, e canali indiretti, che sono a più stadi. Una domanda essenziale del disegno della distribuzione dei distributivi è quella di quanti intermediari inserire all'interno del canale distributivo. In generale, maggiore è il numero dei soggetti coinvolti e maggiore risulta la convenienza ad avere intermediari. Quindi, nella prossima diapositiva, adesso vediamo alcuni esempi di canali distributivi per prodotti industriali. Anche in questo caso ci sono naturalmente canali diretti e canali indiretti. Proviamo il caso di avere sei produttori, ognuno produce un componente essenziale per il prodotto finale. Quindi gli stessi sei produttori devono in qualche modo essere in una relazione commerciale tra loro. Quindi i sei produttori devono collaborare. L'equilibrio del mercato si dà quando vi è l'incontro di questi produttori all'interno del mercato. A quel punto si deve creare un equilibrio. Quindi inizialmente si hanno 12 transazioni. Dopo che il mercato ha raggiunto l'equilibrio, dovrebbero essere sufficienti 6 transazioni. Ma come possiamo calcolare l'efficienza nell'inserire un intermediario, in questo esempio? Ebbene, qui si va, la valutazione si effettua sulla base del numero di transazioni. Dobbiamo ridurre il numero di transazioni per aumentare l'efficienza. Quindi T transazioni senza il pedice indica T senza intermediario, ossia quella formula lì, N per N meno 1 diviso 2. Nel nostro caso, senza l'intermediario, si hanno 15 transazioni. Con l'intermediario, il numero delle transazioni risulta pari ad N, ossia il numero dei produttori consumatori. Quindi 6. Come calcolare l'efficienza derivante dall'aggiunta di un intermediario nei canali distributivi in questo esempio? Molto basico, ma a livello didattico alquanto efficace. Ebbene, lo possiamo fare in questo modo. Sappiamo il rapporto fra il T senza intermediario fratto il T con intermediario. Quindi in essenza 15 diviso 6. Quindi noi sappiamo che l'efficienza è 2,5. In questo caso possiamo aumentare l'efficienza più del doppio, inserendo un intermediario. Naturalmente l'aumento dell'efficienza aumenta con l'aumentare degli N, ossia dei produttori, consumatori del prodotto. Ma vi sono anche altri fattori che possono influenzare il numero di intermediari da inserire in un canale distributivo, per esempio lo stato della tecnologia, la regolamentazione nazionale, regionale, eccetera, eccetera. Oppure la densità della popolazione per aree geografiche, perché sappiamo che varia moltissimo. Oppure la viabilità, che varia moltissimo da area ad area. Qui andiamo a vedere un framework alquanto non proprio giovanissimo, ma ancora molto efficace.
Louis Buckling e Leslie Halpert, che nel 1965, in un articolo all'interno dell'American Marketing Association, proposero questo modello. Dove, sull'asse delle ordinate abbiamo i costi medi. Sull'asse delle ascisse abbiamo sia il tempo di consegna e sia la suddivisione fra canali diretti e canali indiretti, a seconda di quello che, per valutare quale sia più efficiente. La curva C indica il costo, la gestione del magazzino da parte degli acquirenti. Naturalmente, maggiore la quantità che l'acquirente acquista, e maggiore è lo sforzo, la gestione che richiede il magazzino, la logistica interna. La curva AD' rappresenta i costi di fornitura del prodotto dal produttore all'acquirente. La curva DB invece esprime i costi di trasporto e mantenimento di scorte speculative. I minori costi di fornitura derivano dalle curve AD' e DB. La consegna veloce implica canali indiretti. Al tempo I', il costo di fornitura, la curva dei costi minimali viene espressa dalla DD', la curva DD'. Se il cliente accetta di essere servito dopo il tempo I', allora la consegna diretta diventa la migliore. Scusate. La curva che esprime i costi totali minimi è data dalla somma delle curve DD' e C. La relativa curva DD' più C esprime quanto appena accennato. La curva dei costi totali di canale, in una prima fase, decresce per via delle crescenti spese dell'acquirente, che vengono compensate dai risparmi in altre fasi del canale. Con il tempo i risparmi diminuiscono e i costi dell'acquirente aumentano in misura maggiore. Nella scelta dei canali distributivi occorre definire il cliente che si intende servire e l'ampiezza della distribuzione. Si possono adottare canali distributivi multipli oppure canali distributivi singoli. E qui si racchiudono in estrema sintesi quanto appena detto. Naturalmente nella distribuzione esclusiva, quindi un dettagliante, per esempio, si ha un controllo importante del canale distributivo, ma a discapito della minora copertura geografica, copertura del mercato, che implica anche una minore montata di vendite. Nella distribuzione intensiva il prodotto viene posizionato in qualsiasi outlet possibile. Questo aumenta la possibilità di aumentare le vendite, in quanto il prodotto ha la massima visibilità e disponibilità. Questo è una strategia valida per prodotti a basso prezzo. Invece nella distribuzione selettiva si ha una selezione appunto dei rivenditori del prodotto. Quindi rivenditori che vanno selezionati con dei criteri appropriati. La strategia di distribuzione a canali multipli: il prodotto viene distribuito mediante canali diversi in base alle esigenze dei diversi segmenti di mercato. Esistono due tipi di canali di distribuzione multipli: i canali complementari e i canali competitivi. Nei canali complementari, ogni canale distribuisce prodotti che non sono in competizione fra loro, cosa che invece avviene all'interno dei canali competitivi. I canali complementari potrebbero essere ideali quando in rapporto alla situazione geografica, quindi con alta densità di popolazione. All'interno dei canali competitivi, mediante
mediante la competizione, da un lato si cerca di espandere le vendite, dall'altro sì, potrebbero creare, per esempio, un malcontento all'interno della competizione fra i rivenditori, oppure risulta difficile il controllo strategico dei rivenditori, dei canali distributivi. Vediamo la promozione all'interno del marketing mix, che sono tutte le iniziative volte ad incentivare le vendite. Vi sono tre tipi fondamentali di promozione: sono le promozioni verso i consumatori finali, promozione verso i rivenditori e promozione verso la forza vendita. Un'ulteriore classificazione della promozione potrebbe essere quella della promozione di prezzo e promozioni non di prezzo. La promozione si potrebbe anche concretizzare attraverso la pubblicità, vendite dirette o le promozioni di vendita, ovviamente. Questa è un'altra classificazione. Quindi si passa attraverso i mass media e la comunicazione di tipo unidirezionale alle comunicazioni di tipo bidirezionale mediante la interazione diretta con il cliente e le promozioni di vendita che sono diverse dalle precedenti. Per esempio, incentivi d'acquisto che derivano da ribassi di prezzo, da dimostrazioni, dalla distribuzione di campioni, dai coupon e quant'altro. E con questo chiudiamo questo settimo webinar. Sta per abbassare, abbassiamo il sipario su questo webinar. Ringrazio tutti per l'attenzione e a questo punto vorrei passare la parola a Clara.